Oh. Ok, ora devo capire soltanto come si fa a invitare la gente. No, eh? Cos'è sta roba? Copia. Ciao Marco! Ah, sto cercando di invitare Tommasino, ma mi sa che non si può fare da qua. Partecipanti, no. Ma forse, sai qual è il fatto? Probabilmente è perché vedi, qua non parte. Ma la diretta. Ecco. Ci Ah, siamo? eccolo Ci siamo? qua. Ah, ma sono al contrario. Sei al contrario. Chiediamo ai nostri amici homebrewers se ci vedono. Ciao a tutti amici Homebrewers, se ci vedete, ecco, sì, ci vedono, ciao Homebrewers, che bello, ah che bello, allora ciao, ciao a tutti, finalmente, Tommasino tu mi senti, vero? Sì, però non so se ascoltare la diretta o a te. Allora, C'è un po' di lag. ci sono circa 20-30 secondi di lag, quindi ti consiglio di parlare con me e di mettere muto il video che sta su YouTube, altrimenti impazzisci. Ok. Ok, Perfetto. che bello, sta funzionando. C'è uno che vuole spaccare il PC. Ma dammela a Sì. me, mi serve. Sì, è perché praticamente avevo fatto un casino dopo tanti anni che non facevo dirette, praticamente avevo fatto un casino che la chiave era cambiata e non riuscivo più a trasmettere. Ho trasmesso per 10 secondi e poi è caduto. Non so neanche io come l'ho fatto. Adesso, ops. 11 spettatori. Ok. Allora, fatemi copiare il link della diretta. Eccoli qua, perché è uscito New York all'improvviso? Perché c'è New York? ho sbagliato io, ho sbagliato io. Vabbè, addio. Fammelo copiare automatismo. Eh sì, è perché tu stai. Smetti di togliermi dal video. Ecco qua. Dove sei? Eccoti qua. Perfetto. Allora, che fate ragazzi? Lunedì faccio la mia prima Imperial Stout in B&B. Io mi uccido e lunedì non ce la faccio più a stare qui. Ah, la cosa che mi dispiace di più è che non possiamo birrificare, è vero? Non funziona su Skype. Al di là dell'isolamento che, come ti dicevo prima al telefono, io sono nato per stare in quarantena. Io no. Cioè. Ciao Emanuele, è entrato anche Emanuele. Manuel. Sì. E Che dirti? quindi Beh, sì, si figura siccome. qualcosa così capiamo chi ci sta. Sì, infatti, scrivete, scrivete. Se no parliamo di Giovanni, E infatti, cominciamo a no. parlare male delle città. Sembra E brutto anche se delle questo. loro opere incompiute. vabbè, l'idea è questa. Quella di stasera è una prova, pure perché si è fatto tardi, pure perché, vabbè, oddio, non è tardissimo, però insomma, era una cosa non organizzata perché volevo semplicemente ricordare come si faceva a fare le dirette su YouTube. Però magari da domani la cosa la facciamo seria. Tanto dobbiamo stare a casa, tanto vale che siamo tutti insieme collegati, ci divertiamo, diciamo le stronzate, è Non mi divertente. presenta.
Ciao da Francesco da Caserta. Ciao Francesco da Caserta. Gli ho fatto un saluto romano involontario. Ho fatto ciao. No, sta andando. E a me gira. E penso sia una questione di connessione, perché io la sto vedendo. C'è Mamma mia. anche Leonardo Dufoni. Oh. Quello che ci doveva mandare sempre il six pack di Berliner Weiss. Infatti. Io non la vedo più quella diretta. Come non la vedi più? Prova a ricaricarla. No, Ricarica. la sto vedendo, ragazzi, ma voi ci vedete? Ci vedete? Ah, ok, la rivedo. Ok. Anche in definizione più. Hai visto? diceva Stefano, io spero di poter verificare, ma a casa moglie e bimbo. Appena faccio qualcosa, solo ci penso, vengo fulminato. Allora, il mio problema per cui non posso birrificare è che... Manco dire vuoi cacciare, vuoi cacciare tua moglie e tuo figlio. Il problema fondamentale per cui non possiamo birrificare è che io non ho mai attrezzato casa nuova qui per fare birra. Per cui tutta l'attrezzatura della birra sta a casa dei miei genitori, che sta in un altro comune, quindi non posso. Si strilli dicendo, Sono 2 chilometri, però l'ordinanza dice che non devi oltrepassare il tuo comune. Capì? Allora, se io facessi di testa mia, sarebbero giustificati tutti gli altri del mondo, non va bene, possiamo anche aspettare. no? E quindi mi sto organizzando per fare qualcosa senza birrificare. Oddio, oggi la giornata è passata in modo lentissimo, stavo impazzendo. Però vabbè, ora tutto è che ci riorganizziamo. Dice Sandro Grazie. che per motivi brassicoli. Noi abbiamo, no, il governatore giustamente della Campania, praticamente l'ordinanza è uscito, cioè vi vengo io a picchiare. Questo è l'ordinanza. Sì, ho visto tutti i Oh, no, ma meme. hai visto l'ultimo video che ha fatto? L'ultimo video praticamente ha fatto un paragone, ha detto guardate, uno in Cina è uscito fuori dalla quarantena, l'hanno L'hanno sparato, fucilato, l'ho visto purtroppo anch'io. nelle democrazie occidentali questa pratica non viene usata. Comunque, De Luca, secondo me, risolta questa situazione, alle prossime elezioni diventerà tipo presidente del mondo. No, ora deve fare il sindaco, io non ho capito niente. Il sindaco è perfetto, però capito? Per il resto, a volte dei miei in queste cose qua, vedi, lui sta avanti. Oh, c'è un bergamasco. Ciao Stefano. Sì, loro mi sa che stanno Sono un po' molto peggio di voi. un bel po' peggio di noi. Vi siamo E hanno vicini. preso, ma perché uno non ha chiappato già qualche settimana qua prima. Ci chiedeva questo Lord Necroder. Comunque volevo Sì. chiedervi una cosa, come trovate il Carafa 3 Special? Lo troviamo molto bene, vero Tommasino? Il Carafa 3. Brava, buono. Sì, è il malto nero che usiamo Per la Black fare Cross. la... Oddio, nella Yes. Black Cross noi Esatto. usiamo il Carafa 3, un poco di roasted e un poco di chocolate e un poco E di poi Special qualcuno D. da mangiare prima È di anche buono da finire. mangiare prima di iniziare a verificare. No, Madonna. Comunque, quanti chili hai preso per uno? Ragazzi, scrivete quanti chili avete preso per uno. io ero a 90 ieri sera. Io non lo so, ma sto mangiando un porco. Un'altra volta. Ecco, non l'ho fatta apposta. Stavo vedendo in chat se qualcuno aveva scritto qualcosa. Intanto si vede quella bellissima foto di New York che ho scattato io dall'Empire State Building. E mo se vedo io. Dietro c'è lo cash perché è dietro. Ah, io ce l'ho New York dietro, lo volete Vai, vai. vedere? Aspetta. Lo vedete? Ah, Visto. hai Perché c'è visto? voluto un metri quadrati Ma stavo per dirtelo. Ma la cosa più bella della stanza di Tommaso è sul Non te la soffitto. posso far vedere perché sennò devo prendere il portatile.
Ciao Sgabuzzini, anch'io da Bergamo. Mamma mia. Ciao Marco. Che vuol dire Bergamo la mia? Boh. Forse è dialetto per dire non mollà. È una cosa. Ciao da Padova, addirittura al nord. Dai Mi ragazzi. occupo del calafato 3, ma poi è arrivato sto cazzo di virus. Devo provare una stout senza il 1000% di roast. No, fortissimo Aspetta. coraggio di San Massimiliano per aver bruciato in una stout. E perché? Ah, significa Bergamo, non mollare, bello. Beh, allora il Carafa 3 è sostanzialmente un black. Quindi non vedo perché non si possa usare un black in una birra nera. Quindi, boh. Ma poi dipende, sui forum molto spesso la cosa è molto autoreferenziale, bisogna sempre capire chi è che sta parlando, perché magari è una persona che chissà dove l'ha letta, mio cugino, usate! Oddio! E quindi potrebbe capitare di leggere delle cose assurde. E vabbè, ma il roasted lo fa un po' di astringenza, soprattutto se lo usi dall'inizio del mesh. Ti conviene, secondo me, perché il roasted comunque c'è un sapore buonissimo, però potresti pensare di usarlo alla fine del mesh, come noi di solito come facciamo? Lo usiamo gli ultimi 5-10 minuti. Quindi alla fine va bene lo stesso. Dove Oh, ma c'è uno pure dalla Svizzera. ND sta? Music. Sì, non so se Chissà in Svizzera come stanno. pure stanno chiusi. Fammi vedere una cosa, fammi fare i conteggi di oggi, aspetta. Me li faccio in diretta, ragazzi. Facciamo il bollettino della guerra. No, devo dire solo una cosa. Allora, oggi stiamo a c'è più 3.000, quasi 3.500. Ma come fai a pigliare questi dati? Dove li pigli? No, E se vuoi te lo linko. mi sono ripromesso di non. In realtà la protezione civile italiana già l'ha messa, ha fatto qualche GIS, mette quelli italiani. Io li vedo mondiali perché voglio vedere una cosa. Vedi la Cina, oggi è solo 11 casi. No, Vabbè, la Cina bene o male si è assestata, quelli stanno chiusi a chiavela. vabbè, la Cina è un sacco di tempo che saranno. Speriamo che l'hanno capito che ci dobbiamo stare a casa. Uè, Jerry, ci sta pure Jerry. Alessandria. L'ordine è l'Alessandria, chissà che mi stanno risentendo. Ma vedevo che Spagna e Francia hanno fatto un bel numero oggi. Ma la Francia secondo me non per portargli cioè, le prossime settimane sarà inguaiata. Ma dici per il Ma fatto dei sacco muffin? di. Cioè, sta fermando un sacco di persone, un sacco di. Secondo me non va bene. Oggi come stava la Francia 800. La Spagna sta incominciando ad essere inguaiata. Sì. La Svizzera pure sta bene, alla fine. Per essere comunque. Infatti per totali, quasi totali per milione sta un bel po' alto. E Anzi, vabbè. pure UK non l'avevo ancora vista. UK, quanti ne sono? Oggi ne ha fatti 342, in totale sono un migliaio, quindi sugli ultimi ma sta sale a 8 parti, ci stai Beh, bravo. per forza. Dobbiamo per forza vedere, pure la Corea del Sud sono scesi di un botto. Le prime due, capi che sono state contagiate, ad oggi, avendo applicato queste ordinanze restrittive, che da loro sono molto più restrittive delle nostre, che ci hanno dovuto dire tutto. Prima di Marco, infatti se ne sta vedendo i risultati. Praticamente vengono pochissimi contagiati al giorno e sono più i record, come si diceva, i guariti che i Oh, nuovi casi, e dobbiamo puntare a quelli. ci vorrà ancora un po' di tempo. Vabbè, in Italia io come ragazzi lo dico, non me deve essere oggi, è 14, ok.
fino al 28 a Sciarossa saliremo come i pazzi. Spero solo che quelli che stanno tornando dal nord al sud non riesco a capire perché non contagino altre persone che sono contagiate. Comunque. Aspetta, abbiamo ricevuto un messaggio. Eh sì, cambiando anche argomento, perché il mio scopo era quello di non parlare del virus, sostanzialmente. Parliamo del virus. Allora, scrive Sandro: ho fatto una Weizen in EPUG con il lupolo all'Air Towers Bruker. Ho acquistato il pacco con gli ingredienti già pesati. Che ne pensi di questo lupolo? Che il lupolo, secondo me, è più usato per fare le vice, è un lupolo nobile tedesco, è un cosa c'è da dire su questo lupolo? È un lupolo proprio tipico di, per, diciamo, per essere usato in quello stile, quindi van amore. Comunque, per l'Imperial Stout userò il lupolo sperimentale HBC 472, dovrebbe avere aroma di vaniglia, cocco e barrique. Sì, sto cercando di cambiare argomento, hai fatto bene. Non conosco questo luppolo sperimentale, però aroma di vaniglia, cocco e barrique, cioè cos'è, un luppolo chimico, questa cosa. HBC, ma che è? Dove la compriamo la birra? In casa mi è rimasta solo una pale ale homebrewed, dove l'US05 è ripartito in bottiglie e sa di acetile. È una Guinness in frigo. Un salutone da Firenze. Firenze. Non chissà se i negozi, come si chiama, hanno l'ordinanza pure loro. Allora, io volevo fare. Tu sai che su Patreon c'ho le serie sulle ricette e sulla degustazione. Quindi seleziono volta per volta uno stile, parlo della storia e poi me lo bevo e ne ragiono, no? Ho detto, cacchio, sto in casa. Ora mi prendo 2-3-4 birre, faccio 2-3-4 video per questa cosa, e non è stato possibile perché mo hanno chiuso tutti, non ho birre in casa, o meglio, tutte quelle poche birre che mi erano rimaste stanno a casa dei miei genitori. È qualcosa di tremenda sta cosa. Sono andato oggi a fare la spesa vicino casa. E il reparto della birra praticamente era inesistente, e quindi non ho trovato niente, perché altrimenti magari trovavo qualcosa di semi artigianale, ma ne dubito, è impossibile sta cosa. What's up economy, ho fatto una rock beer che volevo mandare al contest, ma è uscita senza schiuma. Non è insolito che una birra affumicata non abbia la schiuma, però dipende pure molto da come l'hai brassata. Come l'hai brassata? Ciao Happy! Happy, come state in Puglia? Come sta? No, non è il mio cane. No. Happy è un pugliese che ha un canale YouTube. Andate, seguitelo, cercatelo in chat e cliccatelo. Come state voi in Puglia? Vabbè, tu c'hai la pentola sotto casa, quindi tu puoi verificare. Che cosa, non ho capito? Come lo dico io, come stanno voi? Ci stiamo inguaiando, perfetto. Non mi vedete. No, però ritorniamo sull'argomento perché sennò divento triste. Vai, vai. Qualcuno ha usato il filtro bouncer? Lo ritenete utile? Io non so neanche che cos'è questo filtro bouncer. Ora lo cerchiamo. Ah, ok, sì, l'ho visto usare a Iupparello. Il filtro bouncer. È un filtro in linea, tieni presente quei filtri che si mettono sugli impianti di come si chiama? Lo sto cercando. E scrivi filtro bouncer. Ah, filtro della caldaia. Il filtro della caldaia, tipo quello. Allora, devo dirti la verità. Quello che anche per i vetrini. Sì, allora, Stefano, perché l'ha chiesto a Stefano questa cosa, io non ho mai avuto necessità di filtrare la birra, perché
stando attenti, usando le alghe e facendo un pochettino di whirlpool dopo la cotta, in sostanza non abbiamo mai avuto, anzi la nostra birra è sempre stata molto cristallina, quindi questo non mi è mai passato neanche per l'anticamera del cervello di, come dire, usare un filtro in linea. Però effettivamente se hai questo problema, oddio, alla fine dovrebbe essere a maglie inox, quindi una volta sanificato dovrebbe essere tranquillo. Non lo so, penso in generale, poi immagino che le cartucce esistano di diverse misure, quindi... Per forza, quella la cartuccia dentro ci mette una grana specifica. Sì. Tipo quella, quale si mette, quella è tale qual a quella veramente della caldaia, cioè la caldaia comunque per qualsiasi altra cosa. È dentro le cartucce, tipo che cacchio vuoi. Ha scritto Magico Potito, che belli ritorni in live, quanti ricordi, troppi ricordi. Il protein resto a casa. Comunque per la cronaca sono quello che su Instagram mi ha rotto le palle sulla pagina per la birra con riso venere e per scegliere la pentola. Oh mio Dio, non mi ricordo. Io non lo so sto fatto. A me che Instagram vuoi tu. Sì, Instagram lo vedo soltanto io. Non mi ricordo, però va bene. Io devo prendere una bottiglia di rum per infondere e sanitizzare le scaglie di quercia. Non so quando riuscirò ad uscire visto che abito in mezzo al nulla. Volevo prendere il Kraken. Il Kraken, sai cos'è? È quell'essere che esce nei mari dei Caraibi. È un rum che ci sta il pulpediello sull'etichetta. Che ci sta? Il pulpediello? Il Kraken? Ah, il Kraken è un po' gigante. Il pulpediello? Molto grosso. Ora faccio vedere il pulpediello. Pulpediello. Dov'è il pulpediello? E lo faccio vedere su Google. No, ecco qua il pulpediello. Perché non lo vedo. Aspetta, non è ancora uscito. No. Eccolo qua. Poi un po' che non ci vede niente. Vabbè, basta così. Questo è il pulpediello affogato. Il pulpediello affogato che si mangia rigorosamente nel sugo. E fa schifo in un modo terribile, a me non è piaciuto. No, è bello che lo stigli. Ah, ok, mi ha chiesto l'amicizia da poco su Facebook. Pizza e pulpidiello. Cioè, pizza e pulpidiello. Ma in Italia oggi sta facendo tutte pizze di culo. Noi siamo stati anche fortunati, perché noi abbiamo, tu lo sai, abbiamo la suocera al piano di sotto che ha impastato la pizza. Ma tutta la mia famiglia, perché poi abbiamo fatto, io sto da stamattina a fare live col cellulare per tutti i parenti, ci incontriamo, gli amici e tutti quanti hanno impastato la pizza, non so, forse si sono messi d'accordo sui social, queste cose qua. Io non ne sapevo niente, però a un certo punto è arrivato il mio suocero con una teglia di pizza a metà scala, ma perché? Perché secondo me è stato perché il sabato ho detto esce qualcosa, quindi ha detto non è abituato a cucinare qualcosa il sabato, e quindi ha detto allora facciamo le pizze. Bravo. Ora dovremo trovare un modo per far passare il tempo. Guarda, io sembra realmente brutto a dirlo, ma non vedo l'ora che venga un medico sulla culo. Non voglio dirla questa cosa. C'è anche Oscar. Ciao Oscar, mio collega. E non solo casalingo brassicolo. Che fa? Oscar lavora a Napoli. Da dove lavoro io? Lavoro dove lavori tu? Sì. Ah, sì. Non voglio fare la pubblicità. Faccio io. Ah, che bello. Ma aspettavo più gente. Vabbè che non l'abbiamo detto a nessuno, magari con un po' di forse chi cacchio smette su YouTube, poi me lo scrivo da qualche parte.
Sì, infatti, Sono tutti schiantati su Netflix e roba varia. dovevamo farlo con un po' di preavviso e soprattutto Vabbè, dovevamo. questa è stata la prova. Oh, non mi vedo più e c'è di nuovo New York. Sì, stavo scorrendo sempre la chat per vedere. Ma tu hai i tuoi mordi, non lo puoi mettere in un altro Sì, il problema è che io modo. Sono c'ho. pochissimi questi affari. Ci stai tu praticamente sul mio secondo monitor e sto riprendendo lo schermo su quel Ah, secondo ok, a schermo intero, quindi sto io monitor. Sei a l'occhio. schermo in te. Ah, ok. Devo trovare il modo. Sicuramente ci sta il modo per catturare soltanto la finestra di Skype. E se riesco a fare così, magari posso incollare sulla diretta anche la chat, perché secondo me la chat poi a un certo punto si perderà. E chi guarderà la diretta fra 10 anni non capirà niente. Beh, ma sai dove si può fare la diretta in realtà molto facilmente? Dove? No, però non lo so se lo posso dire, voi questi calciano a YouTube. No, ok. Su Twitch. Ma sì. Twitch è, cioè, praticamente chiunque streama là. Qualsiasi Infatti cosa. l'ha scritto anche Lord Necroder. Ha scritto caricatevi qualche videogioco e fate gli streaming su Twitch come i veri influencer. Mette che gioco? Final Fantasy 8. Ma che scimmia! Quale sarà la prossima ricetta? Chiede Raffaele. Ma Raffaele, tu sei lo stesso Raffaele che ci siamo incontrati a Caserta alla presentazione di Lucianina Bella. Ho avuto questo ricordo, non so neanche io come ho fatto a ricordarlo. Aspetta, devo vedere una cosa col mio nuovo termometro. Sono ancora i termosifoni accesi. Ehi Google, spegni la caldaia! Va bene, spengo il dispositivo caldaia. Si è sentito Google che ha risposto? Sì. Focaltissimo. Sì, tu provavo a fare la cosa. Dico. Quant'è l'audio mio? Quant'è l'altro audio mio? Distanza. È normale. Ah, prova a chiamare Google. Bravo, che devo dire? Digli, introduci il video. Ok, Google, introduci il video. Ciao a tutti amici Ombriù e benvenuti in questo nuovo video. Vi invito ad iscrivervi a questo canale e a cliccare sulla campanella per non perdere nessun aggiornamento sui video del mio padrone. Ce Vi l'ho, invito perché non inoltre a fare seguirlo su tutti i suoi social come Facebook, Instagram e il canale Tinder di Tommaso. Ok Google, spegni la luce. Accendi luce studio. Ok, Google, accendi caldaia. No, sto facendo lo streaming con OBS e Jerry, però non lo usavo da un sacco di tempo, mi sono dimenticato come si usa. Oh, possiamo fare qualcosa da qua dove sta Ida? Cosa? Ah, Possiamo fare qualcosa da qua dove sta Ida? puoi dire invia un messaggio in camera da letto e poi devi rispondere a lui, ti dice che messaggio vuoi inviare e tu gli mandi il messaggio. Vai, vai. Ok. Ok, Google, invia un messaggio in camera da letto. Ehi Google, invia un messaggio. Ehi Google, fai un annuncio. Quale messaggio vuoi trasmettere? Lillo, ti controlliamo! Ok, trasmetto subito.
dopo poco arrivi con una mazza a mano. Ha registrato come la voce. Sì. Perché io c'ho tre Google praticamente. Uno qui, uno nel salotto e un altro invece in camera da letto. Quindi si è sentito l'annuncio in tutta casa. E non ti ha detto niente. Non lo so, aspetta. Ma forse sta dormendo. Sveglia. Ok Google, invia un messaggio. No, di dire, voglio fare un annuncio. Ah, ok Google, voglio fare un annuncio. Qual è il messaggio? Ida, svegliati! Quale messaggio vuoi trasmettere? Ida, svegliati! Dimmi qual è il messaggio che vuoi trasmettere ai dispositivi di casa. Ida, svegliati! Ok, trasmetto subito. Vi prego, provate a giocare a Dark Souls 3, sarebbe l'episodio Black Crossover più bello mai visto. Ma non so se ce la fa il mio computer, però serve un computer assai potente. Cercalo. Ma fa paura. La grafica è... Ah, però è del 2016. Ah, ma ho capito che roba è quello là che ho capito. E poi non ci so giocare a questi giochi. E penso che mi metto anche un po' paura, però. No, non mi metto paura. Resident Evil. No, Resident Evil mi cago sotto. C'è un concorrenza fenomenale. Ma purtroppo sono arrivato al punto con il mio PC, questo qua che uso pure per fare montaggio, sono arrivato al punto che i giochi non li riesco più a giocare ad alta, ormai vado a media la qualità, dico. E quindi è un gioco scuro e cattivo come la vostra Black Cross. Come tua moglie mi risponde, mi scrive. Ti sta scrivendo Ida? Sì. E perché non mi scrive a me? Vabbè, sai, io non voglio preferenze. Quanti ma la caldaia è collegata? A automatismi per home brewing, il termostato che hanno fatto loro. Ha detto, no, è collegata a un semplice Shelly. Allora, c'ho un i7, però è una quarta generazione, un 4770K, con 16 giga di RAM, e poi c'ho una... GeForce 1050 Ti, purtroppo la scheda video è il grosso collo di bottiglia di questa configurazione, perché con l'i7 ancora però la scheda grafica è poco potente. È questo. Mi fa troppo ridere sta cosa che abbiamo chiamato Google. Mi chiama Google, ha scritto che sono inquietante. E magari l'immagine stava iniziando ad addormentarsi e deve svegliarsi, vuole anche lei nella diretta. Sì, ma con la 1050 riesco ancora a giocare, ho giocato gli ultimi titoli, li ho giocati, non diciamo facendo dei sacrifici dal punto di vista del dettaglio, però sono riuscito a giocare. La cosa di cui mi pento è che quando comprai questo computer l'ho comprato di seconda mano dal ragazzo che mi ha fatto il logo Sgabuzen, Biagio. Che Biagio doveva partire, praticamente si trasferiva per lavoro e aveva troppe cose
che non si poteva portare. Gli dispiaceva, aveva da pochi mesi finito la configurazione di questo computer e se l'è venduto. E io avevo bisogno di un computer da combattimento perché stavo iniziando a fare video sempre con più costanza. E alla fine l'ha venduto a me. E questo computer aveva la 970, la GeForce, che ancora oggi sarebbe stata una schedona come scheda video, meglio ancora della 1050, della 1060. E il problema è che costava troppo e non me la sono sentita di comprarla, perché comunque tutto il PC all'epoca comunque mi venne sotto i 1000 euro, un 700-800 euro, e quindi con la scheda video avrei superato i 1000, che era appena uscita la 970. E quindi costava un sacco di soldi. I Dark Souls è un gioco da giocare, è una vera filosofia. Guarda, mi hai messo la curiosità, perché non ho mai giocato nessun titolo di sti Dark Souls, quindi in questi giorni di clausura, perché no? Magari abbiamo trovato un modo per passare il tempo. No. Chissà se con OBS posso registrare lo streaming del gioco mentre tu stai su Skype. Quello lo fanno. Si può fare? OBS si fa su Twitch. Io penso che si può fare, sì. Cioè, insomma, ci sarà un modo per configurarlo in modo umano. Ora mi sa che ti ho fatto sparire un'altra volta, perché stavo a vedere la chat. Eccoti qua. Sul mio PC ci sono solo foto di New York. Sì, conferma Jerry, sì, puoi farlo. E, devo soltanto studiarmi un pochettino come fare le varie impostazioni, le varie cose. Ma veramente sarà divertente fare il gioco commentato alla maniera nostra. Da quanto tempo siamo in diretta? Non lo dice qui. Chissà come si fa a capire questa cosa. Da quanto tempo? Non lo so, deve essere più. Chissà se faccio tipo. Ciao Enrico! Allora, dice sempre il nostro Lord Necroder, dice, bisogna veramente prepararsi però, prima di tutto perché è veramente tosto e regala bestemmie molto colorite, ma soprattutto perché a differenza di molti altri non è una storia, una mappa, nulla. E dove vai? E quindi cosa fai? Ma lui dice 37 minuti, come ha fatto a vedere? Non lo so. Ciao Marco! E quindi cosa fai in questo gioco? Cioè, non fai nulla. Penso che picchi la gente. Vai e picchi la gente. Quindi sarà ancora più inquietante. Enrico dice, io sto a casa perché sono stanco morto della cotta che ho fatto oggi. Mi devo dire che hai brassato. Esatto, ha fatto la domanda che avrei fatto io. Ciao Mattia. Io vorrei tanto birrificare. Io avrei dovuto brassare. Mamma mia, quante cose non sono riuscito a brassare. Tengo un American Bitter con i luppoli comprati e il lievito comprato. E quella là sarebbe stata la prossima birra perché il luppolo era fresco. Dovevo fare un oatmeal stout con un'aggiunta importante di avena. Dovevo fare una birra col nuovo ceppo di Fermentis, se riuscivo a farmi mandare un campione da Mr. Malt, che purtroppo vende soltanto confezioni da mezzo chilo. E mezzo chilo di lievito sour, non so, potrei finire di usarlo nel 2050. E cos'altro?
Avevo un'altra birra. Ah, avevo in mente una Porter. Perché nelle prossime settimane, il video l'ho anche già scritto, tra l'altro, parlerò di come tostare le chips in casa per chi vuole usare essenze diverse rispetto al rovere che si trova nei negozi. E quindi avevo pensato di fare una Porter per poi mettere in pratica tutte le cose dette nel video, cioè la tostatura casalinga delle chips, come trattarle, metterle nel liquore, eccetera, eccetera, e fare una birra proprio degli assaggi incrociati. Però sono qui e non posso andare nello sgabuzzo. Ciao Marco! Oggi cotta anche io American Amber Ale. Ti ricordi la nostra Amber Ale? Quella pure meriterebbe di essere rifatta. L'Amberror. L'Amber Ale, anche perché ci porta fortuna. Un'American IPA sbagliata. Enrico, se nella stessa frase American IPA e forse faccio pure dry hop, non è inconcepibile, faccio e quindi faccio pure dry hop luppolando come un tamarro. È sbadigliato. Intanto, secondo me Lord dei Crotter è quello che ha sviluppato il gioco e lo vuole far comprare. Bra, compratevi il gioco, guadagno una percentuale. Non potente dry Esattamente. hop. No, il dry hopping è obbligatorio. È obbligatorio negli stili luppolati. Serve. Ho preso da voi la tamarraggine. Ho delle salviette l'isoformo, non so che cazzo serve. Ho preso da voi la tamarragine, bravo, luppola sempre, come se non ci fosse un domani. E comunque dobbiamo installare qualche L'ultima gioco. birra che abbiamo fatto, quale cacchio L'ultima birra che abbiamo fatto, la Rauch. è? Ma che è sta? E prima della quarantena l'ho assaggiata. Sapeva di... Allora, inizialmente mi aveva fatto un pochettino preoccupare perché una sera, tornata a Napoli, alla fine, cioè dopo l'ufficio, e andai direttamente a casa dei miei genitori perché volevo assaggiare la Rauch per vedere se stava rifermentando. Sai quando ci capitava con la Black Cross che toglievi il tappo e non sentivi nessun rumore di gas? L'ho versata nel bicchiere e non faceva schiuma. Bene. Ho detto eccola, e già mi stavo preparando mentalmente per aprire tutte le bottiglie, mettere l'F2 e richiudere, cioè già mi stavo innervosendo e dicevo non vedo l'ora di passare a sto cazzo di isobarico. E invece ho alzato il termostato, l'ho messo a 14 gradi, stava a 10 perché ho usato il 34, no, ho usato il Munich Lager, quindi l'ho fatto fermentare a 10 gradi. E niente, praticamente dopo un'altra settimana a 14 gradi finalmente ha fatto la schiumetta. Ma mi è capitata una bottiglia sbagliata, perché poi la bottiglia che me la sono portata qua l'ho lasciata in frigorifero e l'ho aperta il giorno successivo, ha fatto una schiuma spettacolare, eppure al naso aveva un bel affumicato interessante. L'unica cosa forse che andava un pochettino di toccato era l'amaro, perché era un po' troppo amara, però è anche vero che deve stare ancora un pochettino, devono ancora riequilibrarsi i sentori. Come mai? Infatti, No, il tipo è giapponese, mi dispiace, ma è veramente qualcosa. immagini che ho visto sulle plastici, cioè, il disegno è proprio giapponese.
quello che non si capisce, cioè, è troppo, per me è troppo confusionario. Sono pieni di particolari e molto confusionale il disegno di questo tipo di Sì, sempre, no, comunque avevo notato anch'io sta cosa. ha detto perché odiamo Riga, perché Riga è una birra di niente, o è birra, punto. Allora, odio le IGA per due motivi fondamentali, uno universale e uno particolare. Quello particolare è che, su cui tra l'altro mi sto anche parzialmente ricredendo, quello particolare è che non mi piacciono gli stili troppo fruttati, troppo dolci, troppo inghiommosi, come erano i primi esemplari commerciali di IGA. Per questo ho detto mi sto parzialmente ricredendo, perché ho assaggiato nell'ultimo periodo delle IGA davvero buone, che non erano quella cosa brutta che non mi piaceva. Il motivo universale invece è che mi dà tremendamente fastidio il fatto che noi non abbiamo una cultura brassicola, noi italiani, no? Quindi mi dava fastidio proprio il fatto di dover a forza creare uno stile italiano, come non sviluppando una birra ex novo con delle caratteristiche, delle cose, no, prendiamo la cosa che sappiamo fare meglio in Italia, il vino, tac, buttiamocelo nella Oh, birra. Ci sono pariello! sta Lupariello. Comunque Lupariello. qui stanno scrivendo delle cose. Dove? Dove, Giovanni? Dove? Ah, sì, ok, allora fammi leggere un pochettino. Fammi leggere un pochettino. Ah, Stefano ha fatto una stout che non ha rifermentato. Non ho rifermentato. La prossima volta usa l'F2. Lezione che abbiamo imparato sulle nostre spalle. Avevamo anche una Rauch in programma, scrive P160. Voi che percentuale di malto affumicato avete usato? L'80%, il 90%, l'80% mi sa. 80%, 10% fiocchi e 10% Munich, mi pare. Non mi ricordo, però sì, comunque era l'80% di Rauch. Ragazzi, secondo voi è possibile brassare a casa una APA IPA a livello delle aziende? Anche meglio delle aziende. Questo è Jesus Christ. No, al di là, sì, comunque, se, perché no? Anzi, devi avere il luppolo fresco, magari questo è un pochettino più complicato, perché magari l'azienda si fa arrivare i pacconi di luppolo sigillati, e noi invece arriva un luppolo comunque riconfezionato, però alla fine non è detto che non possa arrivarti fresco, e poi devi stare attento a non ossidare. Oggi con l'isobarico fatto in casa, praticamente l'ossidazione è ridotta al minimo, quindi perché no? Perché no? Giovanni, come consigli di fare la stout che non ha rifermentato? Usa l'F2. Ah, Eppici saluta. Ciao, grazie per avermi fatto sorridere. È da rifare la live, pubblicizza Giovanni. Più siamo e più ci divertiamo. È vero, è vero. Devo trovare un tema. Eh sì, mo vediamo un po' nei prossimi giorni come fare. Enrico, fai 8 grammi di dry hopping e 20. Ha scritto Lupariello, entro io e parlate male delle IGA. Fico, non bevete l'Imperial Stout. Giovanni, mi spiego a fare una cosa, bravo! Con il sale di Mozia, Qual è il sale di Monza? il sale di Trapani. Ah, così si chiama? Sì, che noi l'avevamo nel video, ci avevano Ah, noi ribacchettato. dovremmo avere svariati quintali di questo sale, perché alla fine pochi grammi Allora, noi dovremmo quando abbiamo fatto la nostra cosa, abbiamo fatto due volte la cosa, o una sola volta. La avere. Uno. facemmo un'unica volta e dovevamo comprare il sale. Allora, ci rendemmo conto che per risparmiare ci conveniva di gran lunga comprare il sacco da 25 kg di sale di Trapani. E Tommaso giustamente disse: "Oh, mannaggia!" Con
con la sua, diciamo, voce angelica. Sì. Mi ricordo che io facevo parte del coro dell'Antoniano, eh. Quante cose avremmo dovuto fare per finire il sacco da 25 kg? Non me lo ricordo, ma erano migliaia di volte. Tant'è che abbiamo comprato il pacchetto di cartone, no? Da un chilo, sta sempre nello sgabuzzer, sembra mai iniziato. L'abbiamo usato pure per cucinare un periodo. Avete mai pensato a creare e progettare uno stile italiano? Beh, io la vedo diversamente. Allora, io la vedo diversamente da questo punto di vista. Io penso che le cose più belle succedono per sbaglio, ok? Parlo in piccolo del mio canale, no? Il contest è nato per sbaglio e siamo arrivati alla quinta edizione. Lascia stare che mo c'è stato il virus, però insomma è stata una cosa chiaramente per sbaglio. La Black Cross è una birra che io stavo buttando, è stata la mia prima Imperial Stout che io volevo lavandinare, la portai a un concorso e arrivò terza, per sbaglio. Cioè non so come ha fatto ad arrivare terza, è il mio primo concorso, e questa cosa mi convinse a prendere la ricetta, ad aggiustarla, ed è la ricetta che conosciamo tutti. E tante cose nel mondo, nella vita, succedono per sbaglio, quindi progettare uno stile italiano, io credo che se mai debba uscire una cosa del genere che non sia IGA, penso che debba uscire per sbaglio. Deve essere una consuetudine che poi porta a cacciare qualcosa. Nel momento in cui uno si siede, inizia a pensare, a fare le cose a tavolino, perde tutto il romanticismo. Scrive Eme. Ciao Giovanni, doveva arrivare il coronavirus per rivederti. Hai ragione. Hai ragione, perché purtroppo ho saltato un sacco di video. Perché ridi? Leggi un po' di video. Lo stile italiano c'è. Buone. Allora, la ricetta della Black Cross dovrebbe essere sia sul mio sito, da qualche parte, ma anche nei video c'è la ricetta. E dove altro la puoi trovare? Nelle istruzioni del kit di Mr. Malt dovrebbero essere scaricabili sul catalogo, pure stanno lì, oppure te la mando io. Tra l'altro Raffaele è un patron, quindi ce la mando nel gruppo, diciamo, VIP dello Sgabuzzer. Yeah. Ole Pilsner Ale. Guarda l'ultimo commento da dove viene. Forza ragazzi, un saluto dalla città del Messico. Ciao Carlo. Ma stavi lì in vacanza e non hanno fatto tornare. No, spero per lui che abiti a città del Messico. Ora scomparirà un'altra volta. Intanto ti faccio scomparire perché devo leggere sulla chat i messaggi che mi arrivano. Vivo a Città del Messico, vedi? Bello. Eh sì. Rieccomi. Perché? Devo giocare un attimo a darti su. Ma si trova su Steam, perché tengo Steam? Devi vedere la piattaforma. Ora lo cerco. Ah, uno si chiama Dark Souls. Dark Souls 3. Guru 60 euro. Non me lo comprerò mai. Ah, no, gli stati. 60 euro. Io non lo so, ma è del 2016. E costa ancora 60 euro. Wow, si sente bene, si sente. Acquisti il pacchetto deluxe. 85 euro, che ti dà? Ma perché tu, perché tu tieni? Ti dà pure i cosi. Perché tu tieni Steam? Sì. Non ho mai comprato uno. Ci sta la versione del deluxe. Praticamente ti dà anche, penso che sia da 3 espansioni.
Ah no, si comprano pure queste. No, cioè, costa di meno, credo, Oblivion. Veramente? Penso di sì. Guarda che spizzi. Oblivion. Elder Scrolls, 20 euro. Stesso da... No, aspetta. Però è uscito un po' di tempo fa. Elder Scrolls Online, 2017, 20 euro. C'è scritto Michele, ma solo a me la quarantena ha fatto alzare il livello di alcolismo. No, a me ha fatto alzare il livello di magnismo qua, mannaggia. Io non ho birra in frigorifero, purtroppo. Nemmeno, mi sono buttato la gola, mi sono stato rinnovare la pancia. C'è anche Antonio, ciao Anto! Come stai? Offerta a tempo con tutti i DLC a 14 euro. Mi sa che se ha copia incollato un link la chat di YouTube l'auto cancellato. Quanto lo dicevo? Ma tu ora tu c'hai un computer fisso? Ne? Ma chi? Tu? E quindi non dobbiamo dirlo a nessuno. ma tu il tuo computer sto su Amazon per un monitor e per... ho trovato questo curvo bello, aggiungi il carrello. Ragazzi, un consiglio, a me non me ne tiene di se mi devo configurarmi io, se mi devo configurare io il computer ci passo 3 mesi vicino. Mi serve un qualcosa di già fatto. No, ma me lo devo fare io. No, ma già fatto, no, devi farti i pezzi. Sì, ma mo ci monti il computer che tengo da casa, il case bello della Cooler Master, ci monto interamente, che mi comincia più a scheda madre, processore, SSD, e lo pagherà. Ma questo lato ce l'ha sto coso. Pannello piano, FreeSync. Bello sto monitor che ho trovato. No, Antonio, in realtà si parla... è come se stessimo a tavola per strada, fuori in una piazza a chiacchierare. Stiamo parlando di qualsiasi cosa. Sì, sì. Ti sei perso una cosa bellissima, perché prima... Tommaso attraverso le casse. Io la faccio rivedere. Magari te sei addormentata veramente. Vai, andiamo. Allora, che devo dire? Fai un annuncio. Allora, ci stai? Se ci stai, lo faccio vedere. Dove? Vai. È pronto, dopo. Ok, Google, fai un annuncio. Qual è il messaggio? Ida, svegliati! Qual è il messaggio? Ida, svegliati! Non ti capisci. Ricevuto, lo faccio subito. Ho detto che non si sente. È perché sto chiuso dentro. Aspetta, facciamo vedere l'altra cosa bella da dosi. Pronto, andò. Stavo a dormire. Oh,
ok Google, vedi la luce. No! Ma tu? Sì, sì, si è spento tutto. Già la miseria. Ho svegliato io. Ehi Google, accendi lampada scrivania. No, stavo dormendo. Allora, scrive Michele, sarebbe possibile vedere in diretta come Tommaso tiene le cassette di frutta? Ma no, io sai che tengo le cassette di frutta, sono una roba che c'è dentro, un po' marcio. Ragazzi, comunque, il prossimo, come si dice? Il prossimo topic di Chicago sarà le recensioni delle città. Vabbè, dite quale città dobbiamo recensire. Si è scritto Raffaele, non oso immaginare cosa combinate da ubriachi. No, ma noi adesso siamo ubriachi di clausura. Ce la faccio più. Mamma mia. Vabbè, comunque anche poi spendo la luce per non far vedere Aida che stiamo. No, ho acceso solo la cosa qua, la lampada. Bravo. Ok Google, spegni lampada scrivania. Non ti ha capito, hai parlato troppo veloce. Vabbè. Questa cosa è bellissima. Manchu Picchu. E perché tu hai detto dobbiamo fare le recensioni delle città? Ah, abbiamo pure questa città del Messico, io la può dire lui. Bravo. Che non state bevendo qualche birra? Perché io non ne ho qua. Ad averle. Io oggi ho fatto il pane per stare insieme ai miei amici saccaromicei. Ah, mannaggia. Facciamo una diretta insieme mentre faccio la mia Imperial Stout, almeno fate finta di esserci anche voi. Quando devi fare questa Imperial Stout? Comunque, io direi che per oggi, ops, ti ho tolto un'altra cosa. Io direi come prova è andata bene. Come prova è andata bene. Cioè, siamo da un'ora. Io tengo il timer qui, vedi, dice un'ora. Io direi però dobbiamo la prossima volta la facciamo con un tema, però con qualche loro recensioni della città. Aspetta, ho ricevuto un messaggio. Rinda. Volevo... non gliela vorrei. Non ho capito. Oggi ho imbottigliato ben 70 bottiglie di Blanche. Complimenti, io ho 70 bottiglie, solitamente vado in depressione e svengo. Imbottigliare 70 bottiglie. Sì. Allora, facciamo così. Concludiamo questa diretta perché sennò veramente non andiamo più a dormire. Allora, amici... Ehi Google! Accendi luce studio. Facciamo la luce del sole. Allora, Ida, potrebbe mandare un messaggio che si sente anche di qua. No, ma Ida non è socialmente avanzata. È più, capite, più silenziosa. Come screditare la moglie in diretta nazionale su YouTube? Allora, la prova di stasera mi è piaciuta tanto, ci siamo divertiti e magari organizzata bene potrebbe diventare una cosa per allietare queste serate tristi di
isolamento. Eh sì. Magari apro una playlist, facciamo tutte quante live in questo periodo e ci divertiamo. Io ringrazio tutti quanti gli amici che ci hanno raggiunto in chat. Spero che insomma di avervi tirato un pochettino sul morale. Io oggi in particolar modo, soprattutto oggi pomeriggio, mi sono sentito molto giù di morale perché sono andato a fare la spesa e mi ha fatto impressione un pochettino camminare per la città, andare al supermercato con la mascherina, queste cose qua. E quando sono tornato a casa ho pensato, devo fare qualcosa per divertirmi. Ma divertirmi non nel senso, divertirmi proprio nel senso di volgere altrove lo sguardo. Perché dal latino divertirsi significa divertere, no? Spostare. Giusto perché ho fatto il classico, queste stronzate, fammi le dici. E quindi, insomma, questa è stata la prima cosa che mi è venuta in mente, perché mi manca tanto fare birra e tutto ciò che poi gira intorno alla birra. E niente, ci vediamo probabilmente domani. Tanto, non, tu hai da fare domani, Tommaso? Guarda, devo vedere se esce con me. No? La cosa bella quando l'ho chiamato stasera che gli volevo chiedere per dire se voleva fare la diretta. Cosa ti ho chiesto? La prima domanda, qual è stata? Dove sei? È perché è la forza dell'abitudine. E Tommaso, sempre con la sua voce angelica. Allora ragazzi, ci vediamo domani, magari se perché io poi vedo l'immagine in ritardo e quindi mi fa ridere ancora di più. Comunque, probabilmente ci vediamo domani e magari se riesco provo a pianificarla in modo tale che lancio la diretta a un orario che vi potete organizzare. L'ho detto in un italiano pietoso, però insomma ci siamo capiti. Va bene, amici, Ambrivers, ciao, buona serata, ciao a tutti.